regione dove andò a dipingere per qualche anno Renoir, una regione molto particolare della Champagne, molto più calda, molto più sole, un clima completamente diverso, terreno diverso, se proprio lo annusate c'è proprio una sensazione salina più simile al mare, sensazione più ricca di calcare, non c'è il gesso bianco a cui siamo abituati di Rams e Pernet, quello famoso classico da Chardonnay. Infatti questa è la zona dove il vitigno più importante è il Pinot Nero. Pinot Nero, quindi comunque più scorpo, struttura, e Drapier a questo poi ci mette la sua mano, che i suoi principi sono quelli di dare comunque una maggiore cremosità e spessore alla bollicina, e questo viene ottenuto lavorando innanzitutto con pochissima solforosa. Sapete, la solforosa, al di là di dare alla testa, normalmente inibisce la malolattica, quindi i champagne sono più freschi, più duri e però chiaramente meno morbidi. Questo per certi questioni di gusti, tipicamente cerca di non fare la malolattica, e quindi lo zolfo serve anche per bloccare questa operazione che i batteri fanno e diminuiscono l'acidità naturale dello champagne. Da pH 2 e 3 si va a qualcosa di più, diciamo, più delicato da bere. Lui fa pochissima filtrazione molto grossolana, quindi anche lì la cremosità e la bollicina si, diciamo, rompe meno, se usiamo un termine anche un po' improprio. E poi appunto il fatto delle fermentazioni molto molto lunghe, sui lieviti, sulle champagne stanno molto più della media. Questi tre fatti messi insieme fanno sì che la bollicina di champagne Drapé sia molto particolare, quindi la filtrazione, la non solfitazione, addirittura fa due etichette proprio senza zolfo, sans soufre, due etichette molto particolari. E poi sentirete, sono adattissimi proprio al pasto, al fatto che siano fatti a Pinot Nero, al fatto che siano così cremosi, sono fra quelli che si bevono meglio. Insomma, questo formato in teoria sarebbe una bottiglia che penso in 5-6 persone non fate fatica, adesso l'assaggerete, a finirlo. E questo è il Cart d'Or, ma non vi metto la prova stasera con quello, che c'è da assaggiare 4. Il Cart d'Or è la cuvée, diciamo, di partenza, quello che fa che tira è più grande, e chiaramente qui c'entra anche là, come vedete, quasi tutto Pinot Nero, giustamente siamo nella OB, quindi vigneti loro, c'è un po' di Chardonnay, che la proporzione della OB è 70 Pinot Nero, 30 Chardonnay come vigneti, però appunto Drapier anche usa quasi solo Pinot Nero nel Cart d'Or, che deve essere, sapete, è la cuvée che viene tirata in tipo un milione di bottiglie, quindi deve essere il biglietto da vista della Maison. Lo stile Drapier si deve riconoscere da questa etichetta. C'è anche del Pinot Meunier, che sapete è il terzo vitigno, un po', insomma, il parente un po' povero, ma che gli dà vinosità, floralità e immediatezza. E niente, poi lo vedrete, poi c'è il Rosé Brut, c'è Brut Nature. Una caratteristica di Drapier è quella di usare pochissimo, anche il dosaggio di questo è molto basso, la media champagne 100 anni fa era 30 grammi litro, adesso siamo intorno ai 15, le grandi Maison, fa conto Méchandon e Pricot, siamo intorno ai 12, la media di Drapier è intorno ai 7-8, e tutta la champagne si sta spostando a dosare sempre meno, quindi champagne più da pasto e meno da, diciamo, qualsiasi momento della giornata, anche perché sul riscaldamento globale fa maturare più l'uva, quindi c'è bisogno meno di... Certo, bisogna lavorare meglio, perché lo zucchero spesso copre certi difetti, fa sembrare più piacevole, quindi bisogna saper lavorare meglio, ma pensate, Drapier lavora il 12% della produzione senza dosaggio e il contro 0,1% la media di champagne, quindi pensate la capacità di lavorare che ha questa persona. Un'altra poi, quindi caratteristica padosé, quindi dosaggio sempre molto basso, e questo ritorna di nuovo alla grande bevibilità che c'hanno questi champagne. Poi vabbè, assaggiate tutta la gamma, rosé della Champagne del Sud sono famosi per essere molto vinosi, molto, accompagnano benissimo il mangiare, questo zero dosage appunto, che è il vino del momento, perlomeno se ne parla tanto, e Grand Sandré, dove invece oltre al Pinot Nero della Aube, unici dello Chardonnay e della Côte de Blanc, quindi Grand Cru, Avis, Cramant, la zona classica, perché il Grand Sandré è un po' la cuvée de prestige, diciamo il Dom Pérignon della situazione, l'etichetta di prestigio, che comunque è un prodotto che va in enoteca sui 60 euro, quindi diciamo costa comunque la metà dell'equivalente alle altre Maison, che rapporto qualità prezzo per Drapier e per molte Maison del Sud, che non hanno il blasone e la tradizione di quelle del Nord, anche se andate in giro nei capannoni, nelle cooperative del Sud, vi trouvate la pila di Méchandon, la pila di Vercricot, la pila di Delamotte, perché la maggior parte viene comunque assemblato con tantissimo, un po' come succede in Italia, no? La Puglia, la Sicilia, la Calabria, nessuno considera, poi quando si va a fare volumi è comunque vino importante, corposo, che serve.